Innovativo, coinvolgente e fiabesco, ma al tempo stesso dark e gotico. Sono tutti aggettivi che stranamente si trovano all'interno di un'opera e soprattutto così incastrati perfettamente tra atmosfere suggestive, colori pastello e contrastanti tenebre rosso-nere. Ancora una volta, Okiko, The Drama Company, sotto la direzione artistica di Pier Giorgio Meola e della regista Stefania Sanicandro, alla sua prima regia, hanno stupito il pubblico del sold out del Traetta lo scorso 16 gennaio. Ma perché Fiabafobia? Fiabafobia nasce appunto nel 2017 ed è stato un titolo che è subito venuto fuori perché era proprio appunto la voglia di far capire come in una fiaba fosse stata creata appunto la paura stessa. Ed è quindi la storia di queste due sorelle nate da una grande idea madre che appunto decide di creare queste due figlie del destino e fare in modo che attraverso il loro legame si possa avere l'equilibrio in questo loro universo, ma questo non è possibile. Molto belli i particolari contrasti di luce e musiche che hanno caratterizzato tutta la storia, con costumi e personaggi che hanno arricchito ancora di più la recitazione, sempre sospesa fra le luci del palazzo dove si svolge la fiaba e le ombre della foresta proibita. Da non sottovalutare anche il tocco della regista, che ha cercato sempre attraverso le sue idee di ricreare la continua lotta fra il bene e il male. Vedremo uno spettacolo che ricorda sicuramente un tipo di fiaba che era un po' più antico, diciamo, perché inizialmente le fiabe erano ritenute nere, cioè nel senso non erano quelle che conosciamo oggi, anche grazie alla Disney ad esempio. E sicuramente un po' più dark fantasy. È molto emozionante, i ragazzi sono davvero molto bravi, sono molto fiera dei ragazzi. Una prova completa, ottima e a tutto tondo comunque del giovane gruppo di attori che ha strappato gli applausi a scena aperta a tutto il pubblico presente e che si è trovato allo stesso tempo una fiaba ma anche un racconto rock.